Oggi vi porto il Mid-Year Freakout Book Tag, un tag che hanno portato tutti nel mese di giugno, perché giustamente dovrebbe uscire intorno al 21 giugno, ma io ho deciso di essere alternativa. Tanto giorno più giorno meno questo tag principalmente ha l'utilità di capire fino a che punto siamo arrivati con le nostre letture e soprattutto sarà divertente poi a dicembre, quando faremo il The End of the Year Book Tag, cosa è cambiato rispetto a metà dell'anno. Quindi io direi che partiamo subito. Miglior libro per ora del 2020, non posso che citarvi Zio Vampiro di Cynthia di Grant. Un libricino che mi ha veramente stupito, ma veramente tanto, infatti lo porterò nella prossima book review di lunedì 13 luglio. Mi ha sorpreso tantissimo, perché io ero convinta che fosse un librettino divertente, carino, invece ha affrontato una tematica che a me sta molto a cuore e in una maniera molto originale, secondo me. Quindi assolutamente Zio Vampiro per il momento. Ovviamente non è stato l'unico libro bello che ho letto, ma riflettendoci bene era quello che effettivamente mi è piaciuto di più e che mi ha sorpreso, che è una caratteristica delle letture che deve esserci sempre, secondo me, oltre al coinvolgimento. Miglior sequel finora del 2020. Non posso che nominarvi Il Club degli Amici Immaginari di Silvana Gandolfi, che ho letto per la prima volta quest'anno e che è il sequel di un libro che già sapevo di amare, che è L'Isola del Tempo Perso. Ve ne ho parlato nell'ultima book review, quindi non starò qua a tergiversare troppo su questa domanda e passerei alla prossima. Una nuova uscita che non hai letto ma che vuoi leggere, quindi parliamo di libri che sono già usciti, che non ho acquistato e che non ho ancora letto. Ne ho due e sono entrambi due libri che voglio leggere assolutamente. Il primo è La ballata del serpente dell'usignolo di Susan Collins, ovvero il prequel di Hunger Games, che è una saga che mi piace tantissimo e quindi lo voglio assolutamente leggere prima possibile, perché comunque anche di quello ne stanno parlando veramente tutti e lo voglio leggere. Non mi sembrava così bello, invece a detta di tutti sembra meraviglioso e quindi adesso lo voglio leggere assolutamente, ma non è l'unico, perché il secondo libro che voglio leggere è un retelling della favola di Cenerentola ed è Step Sisters, Sorelle di Sangue, di Jennifer Donnelly, che ho visto sta leggendo qualcuno, perché è appena uscito per la Mondadori. Intriga veramente tantissimo, è una versione thriller della fiaba, quindi non so se ve l'ho mai detto, ma io sono tipo fissatissima con la serie Tell Me a Story, che tra l'altro nella seconda stagione va ad analizzare in una vena più moderna e più thriller la fiaba di Cenerentola, quindi lo voglio leggere tantissimo. L'uscita del 2020 che aspetti con trepidazione. Vi prego, lasciatemi difendere dai pugnali che mi state per lanciare. Da ex fan sfegatata di Twilight, quale libro io potrei mai attendere come se avessi 14 anni quest'anno? Ebbene sì, Midnight Sun di Stephanie Meyer. Ok, lo so cosa state pensando, io ho 27 anni. Dovrei essermi allontanata da quella saga, ma il problema è che quando io mi affeziono a una saga, anche se l'ho letta che avevo 10 anni, e lo sapete bene perché se mi seguite lo sapete, ve ne ho parlato di questo problema che ho e che dovrei curare, io non riesco a distaccarmi dalle saghe, soprattutto se una saga mi è piaciuta e scopro che ne è uscito un altro libro, io lo voglio assolutamente leggere. Quindi per quanto sia una saga controversa, forse troppo leggera, tra l'altro la stavo anche rileggendo negli ultimi anni, quindi penso che riprenderò con la rilettura. Midnight Sun, nel momento in cui era uscita la famosa anteprima dei capitoli rubati, via dicendo, già mi aveva intrigato tantissimo. Non vedo l'ora che esca, non credo lo prenderò appena uscito, perché se no succede come Harry Potter la maledizione dell'erede che ci spende una barcata e poi rimango delusa. Il peggior libro che hai letto finora è l'unico libro che ha ottenuto una stellina su Goodreads, quindi parliamone, ed è AI, Intelligenza Artificiale di Brian Rualdis. Pura fantascienza, matematica, algebra, insomma, no, anche perché io l'avevo comprato con l'intento di andare a leggere appunto da dove era stato tratto il film. Ma non c'entra una fava con il film. Miglior sorpresa di questo 2020, dato che Zio Vampiro l'ho già nominato, perché comunque effettivamente quella è stata la sorpresa più grande, posso dirvi che il primo libro che ho letto nel 2020, ovvero Il segreto di Amanda di Christina Schwartz, mi ha sorpreso molto, perché è un genere e un'epoca storica che normalmente io non leggo, quindi mi sono un po' forzata anche a leggerlo all'inizio, ma dalla metà in poi tipo ti fa un mind, boh,
pieno di colpi di scena, cioè un grandissimo colpo di scena che tu lo sai, poi nel momento in cui tu pensi di saperlo torna indietro ed è tutta così la storia, quindi bellissimo. Nuovo autore preferito. Silvana Gandolfi. Ho fatto un video nell'ultimo 5 per un autore dedicato appunto a lei, quindi andatevelo a vedere e capirete perché è diventato uno dei miei nuovi autori preferiti. Nuovo personaggio preferito, ve ne ho parlato giusto qualche giorno fa nel wrap up, Pollyanna. Pollyanna perché è un personaggio molto bello, molto complesso per certi versi, o forse ci risulta complesso perché è completamente fuori dalla negatività a cui ci porta il nostro presente. È un personaggio bellissimo che infonde in te speranza, positività, caccia via tutti i mali del mondo praticamente. E quindi io vorrei che Pollyanna fosse tipo il mio spirito guida. Un libro che ti ha fatto piangere. Aldebra, la tartaruga che amava Shakespeare, di Silvana Gandolfi, sempre. Questo libro è talmente profondo, l'argomento è talmente delicato che alla fine del libro e anche a metà e anche all'inizio per certi versi avevo veramente le lacrime che erano lì e oh mio Dio, non posso star piangendo per questo libro, è un libro per ragazzi. Invece poi ho scoperto che non era solo un libro per ragazzi. Comunque questo libro io l'ho recensito, potete andarvi a ricercare la Books Review inerente. Un libro che ti ha reso felice. L'ho intesa più come un libro che ti ha divertito e quindi non posso che nominare L'orribile karma colpisce ancora di David Safier, ovvero il secondo romanzo, nonché sequel dell'orribile karma della formica. Che mi ha divertito tantissimo, oltre a ispirarmi, a farmi ragionare su tante cose, e in generale è stata una lettura decisamente molto 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 piacevole e soprattutto ricca di divertimento e di gioia. Il libro più bello che hai recuperato in questo 2020. Io con bello in questa domanda vorrei analizzarlo come bellezza estetica, perché i libri che ho acquistato quest'anno, che sono quelli che... sono quelli che ho recuperato, appunto acquistato per il mio compleanno, sono gli unici libri che ho comprato quest'anno, quindi io non posso dire che siano belli dentro perché non li ho ancora letti fondamentalmente. Quindi a livello di bellezza estetica posso parlarvi della copertina delle assaggiatrici di Rosella Postorino, che oltre a essere secondo me una bella storia, ma non l'ho ancora letta quindi non vi so dire, ha una bellissima copertina che potrebbe essere molto indicativa per quanto riguarda la storia all'interno. È una copertina molto bella che mi ha sempre affascinato molto, ogni volta che andavo in libreria mi fermavo lì a guardarla. Ultima domanda, quale libro hai bisogno di leggere entro la fine del 2020? Un mondo nuovo di Liz Braswell. Fa parte della collana Twisted Tale, di cui faceva parte anche Riflessi, ovvero il plot twist di Mulan. E questo invece è il plot twist della storia di Aladdin, quindi ce l'ho lì dal compleanno dell'anno scorso, voglio leggerlo, ogni volta che scorro la libreria scegliendo che cosa leggere mi capita, ho intenzione di leggerlo molto a breve. Sono proprio curiosa di sapere quali sono le vostre risposte, quindi se volete utilizzare il tag fatelo tranquillamente, sentitevi liberi di taggarmi o quant'altro, oppure se non avete voglia di fare un video, un post dedicato a questo tag, potete lasciarmi le vostre risposte qua sotto nei commenti, in modo che ne possiamo discutere e magari mi date ispirazione per qualche libro da acquistare o da leggere. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e ovviamente sostenermi. Qua sotto invece trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel pollicino in su, o anche due, e se pensate che questo tag possa interessare a qualcuno dei vostri amici, ovviamente condividete il video. Se vi piace questo video, questo format, questo canale e tutto quello che faccio su questa piattaforma, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo video domani, martedì 7 luglio, con il primo appuntamento di luglio con Danza con Gio, mentre il prossimo tag ovviamente sarà il 6 agosto. Ricordo che non ci sarà una pausa estiva, quindi noi ci vedremo anche ad agosto con la solita programmazione, ma state attenti su tutti i vari social perché comincerò a fare dei sondaggi per capire se i format nuovi che ho in testa di fare dal 2021 vi possono interessare. Magari alcuni potrei anche iniziare a farli prima. Noi ci vediamo alla prossima. Un bacione e ciao!